Siamo a Nogués du San Nicolò, davanti alla chiesa di San Sebastiano, per l'ottava tappa del Festival delle Bellezze. Questa sera, una serata molto speciale dedicata ad Andrea Parodi, ci saranno il gruppo di danza delle Kerkos e il Nova Eufonia, diretto dal maestro Vincenzo Cossu. Nella piazza principale del paese anche il museo itinerante Andrea Parodi, sicuramente un posto magico da visitare. Con Luca Parodi, che qui a Nogués du San Nicolò ha portato il museo itinerante di Andrea Parodi. Luca, un museo piccolo ma veramente pieno di cose, un museo digitale, un museo interattivo. Sì, assolutamente, tutto è multimediale. Siamo riusciti in questo piccolo ambiente di 6 metri per 2 a raccogliere ciò che avevamo sviluppato ormai più di 10 anni fa in grande, in quello che è il museo fisso di Andrea Parodi, che era costituito da 4 stanze. Qui diciamo che ci viene a mancare un pochino l'allestimento esteriore, quello estetico che è molto suggestivo, che c'è nella sede stabile, però i contenuti sono esattamente gli stessi. Abbiamo anche qui le 4 sezioni del museo e quindi un visitatore, diciamo, che può fruire sicuramente degli stessi contenuti anche visitando questa sede mobile. Dicevi, ovviamente in molti concerti dei Tazenda c'è questa sede mobile del museo, ma anche in eventi come questo, come il Festival delle Bellezze. Sì, assolutamente, abbiamo pensato appunto a questa struttura un paio d'anni dopo aver allestito a Cagliari, fu il primo allestimento del museo Andrea Parodi, proprio perché ci siamo resi conto che comunque, soprattutto finché la sede era soprattutto in Sardegna, come dire, era abbastanza limitata la possibilità di poterne fruire questi contenuti. Quindi dopo aver avuto in dono questo camion da Ottavio Nieddu, perché dovete sapere che questa è un ex regia video, insomma, in origine era questo, abbiamo avuto questa idea, insomma, di portare i contenuti appunto su 4 ruote, in modo da poter andare, l'auspicio era, e l'abbiamo raggiunto di recente, quello proprio di riuscire ad andare oltre mare, che spesso era più difficile. Proprio grazie ai concerti dei Tazenda siamo riusciti l'anno scorso e quest'anno ad andare in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, insomma, sicuramente, certo, un bel obiettivo. In giro per l'Italia, ma in Sardegna siamo alla vigilia quasi del premio Andrea Parodi. Esatto, il premio Andrea Parodi, oltre al museo, sono le due attività principali che con la Fondazione Andrea Parodi seguiamo ormai da più di 14 anni. Questa è appunto la 15ª edizione del premio. Inizierà il 13 di ottobre all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, sarà la solita 3 giorni con diversi ospiti importanti e tanti bravi giovani musicisti che si cimentano nel campo della world music. Find me, find me, find me, find me, find me.